Quello che ci occorre per realizzare questa scatola è innanzitutto un inserto a forma di gatto, quindi il coperchio con il gatto così e poi la base, tutti preforati con fori da 1 cm e realizzati in legno compensato. Della fettuccia io vado a utilizzare questo color, diciamo coccio, ruggine. Sono in bobine da 400 grammi appunto ho scelto questa qui che è leggermente zigrinata, in questo modo mi piaceva un sacco il colore per fare un gattino rosso. Vado a lavorare il tutto con il primo giro con un uncinetto numero 5 e poi se ritenete opportuno, lavorate molto stretto, potete cambiare l'uncinetto e usare un numero più grosso, anche un 7 direi, per lavorare il resto della scatola. Tutto il materiale, compresi questi inserti che realizziamo artigianalmente, li potete acquistare sul sito www.merceriamale.it. Allora, partiamo subito, ci inseriamo in un foro qualsiasi del gattino, dove volete. Io penso che mi inserirò qui nell'incavo dove inizia l'orecchio. E realizziamo una maglia bassa. Voilà. Dopodiché passiamo al foro a fianco e di nuovo facciamo una maglia bassa. Ancora, ci spostiamo nel foro a fianco, estraggo il filo e faccio un punto basso. Un altro. Qui che sono sull'angolo della curva rientro nuovamente nello stesso foro e lavoro una seconda maglia bassa per fare l'orecchio bello appuntito e che non tiri. Poi passo al foro successivo e lavoro di nuovo solo più una maglia bassa per ogni foro, dato che sono molto ravvicinati non fa caso di fare aumenti. Vedete che anche se sto lavorando tutto dove è sagomato, continuo a fare solo una maglia bassa per ogni foro e seguo esattamente la forma che ha la base di compensato. Quindi proseguo lavorando sempre una maglia bassa per ogni punto fino a completare l'intero giro. Arrivati qui al termine del giro, vado a unirmi con una maglia bassissima nel punto di inizio, in questo modo faccio una catenella e volto il lavoro. Adesso dobbiamo andare a vedere il punto con cui lavoreremo tutta la nostra scatolina, ok? Quindi per questo punto andiamo a fare un punto basso nel primo punto, in questo modo, e poi nel punto successivo invece andiamo a prendere queste due barrette che ci sono qui in basso che compongono il punto. Le prendiamo in questo modo come se andassimo a fare un punto alto in costa davanti, estraiamo il filo e poi lavoriamo un punto basso e vedete che si crea questo punto in rilievo. Il punto successivo andiamo invece a fare un punto basso e quello dopo ancora di nuovo andiamo a prendere le barrette che si trovano qui in basso, vedete? Queste qua. E faccio poi una maglia bassa. Il punto seguente andiamo a fare un punto basso e quello dopo ancora di nuovo andiamo a prendere queste due barrette in questo modo ed estraiamo il filo e dobbiamo procedere così per tutto il giro. Ok, procediamo così.
Allora, una volta terminato questo giro, dobbiamo proseguire facendo lo stesso punto anche nel prossimo, ma dove abbiamo le maglie, diciamo, prese in costa, andremo a fare la maglia bassa normale. Dove abbiamo la maglia bassa normale, invece, stavolta andremo a prenderle in costa. Quindi vediamo subito, vedete che io qui passo così attraverso la prima maglia, che quindi vado a prendere, diciamo, in costa, mentre la successiva vado a fare una maglia bassa normale, poi di nuovo vado a prenderne una in costa, allora la prima vado a fare una maglia bassa normale. La successiva vado a prendere queste due maglie qui, vedete queste due maglie qua del punto, e poi lavoro una maglia alta, una maglia bassa. Il punto seguente vado a fare una maglia bassa normale. Quello dopo ancora vado a prendere di nuovo queste due barrette qui che compongono il punto, vedete queste due barrette più esterne. Poi vado a fare una maglia bassa normale e dopo vado di nuovo a prendere queste barrette. Vedete, in questo modo, e lavoro una maglia bassa. Quindi vado semplicemente a prenderle scambiate, dove prima avevo le maglie, diciamo, normali, vado a fare quelle in costa, e dove prima avevo quelle in costa vado a fare le normali. Le chiamo in costa per capirci che sono diverse, anche se non è una vera e propria maglia bassa presa in costa, ma è solo per darle un nome e capirci. Quindi vedete, qui ho fatto la maglia bassa normale, qui invece vado a prendere queste due barrette del punto e faccio una maglia bassa. E devo proseguire così fino ad aver realizzato l'altezza della scatola che desideriamo. Allora, guardate, ho realizzato in totale 6 giri della scatola questo risultato e adesso voglio andare a fare un giro, diciamo, finale a punto gambero. Quindi punto gambero si lavorano le maglie basse però preso al contrario, quindi invece di continuare qui come dovremmo fare, vedete che punto all'indietro e poi chiudo facendo una maglia bassa però puntando verso l'indietro. Vedete che sto proseguendo in questo modo a fare questo giro, diciamo, di bordatura a punto gambero, quindi questo è il risultato e devo proseguire così per tutto il giro, realizzato il quale abbiamo terminato la parte della nostra scatola e possiamo iniziare il coperchio. Coperchio che è questo, e che il primo giro è identico a il giro d'inizio che abbiamo fatto qui per iniziare la scatola, quindi andremo a lavorare una maglia bassa per ogni foro tranne qui nell'orecchio, che ne faremo faremo un aumento. Per il resto è tutta una maglia bassa solo per ogni foro, quindi andremo a fare anche questo primo giro nel coperchio. Una volta terminato il primo giro, come abbiamo visto, del coperchio, adesso proseguiamo a lavorare un giro intero a maglia bassa, dove quindi per ogni punto sottostante andiamo a lavorare una maglia bassa. Vedete, questo è il risultato dello spessore del coperchio che aumenta, e dobbiamo proseguire quindi così per tutto il contorno.